Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di StudyBreak 2.0. Ragazzi, bentornati con un nuovissimo video e questo è uno di quei video che adoro davvero davvero tanto e si tratta di un video haul. Ieri sono andata ad Arese con una mia amica Elisa e abbiamo deciso di fare un giro nei negozi. Ovviamente non potevo non acquistare qualcosa da Tiger e anche da Primark e infatti oggi vi mostrerò i miei acquisti. Sono sia acquisti di cancelleria che non vedo l'ora davvero di farveli vedere perché alcune cose sono davvero troppo troppo coccolose, belle e niente, vi lascio con il video. Allora ragazzi, non so se iniziare con Tiger o Primark, però ho pensato di iniziare prima da Tiger. Allora, questa è la mia bustina di Tiger. Per chi ci va sa benissimo che adesso le bustine sono così. Devo essere sincera, a me questi personaggi piacciono e fanno paura allo stesso tempo. Perché non so, per chi è andato già da Tiger avrà visto benissimo che nel reparto delle cornici, tutte quelle strane, dentro ci sono delle foto. Oddio, questa camicia mi piace ma la odio allo stesso tempo perché mi escono fuori queste, diciamo, sorte di cordini che poi servono per tenere la camicia ferma quando la tiri su a tre quarti. Quindi sembra una pazza con i pezzi di camicia che escono fuori. Bene. Nel reparto delle cornici praticamente mettono dentro quelle che sono delle foto di persone, però ovviamente sono disegnate e questa è una di quelle persone. Fa paura ma sono belle allo stesso tempo, cosa che se dovessi andare da Tiger ad acquistare una cornice simile non toglierei sicuramente quella foto e la lascerei giusto per bellezza perché è davvero fa morire da ridere. Comunque iniziamo, allora vi mostro la prima cosa che ho acquistato. Questa cosa l'ho acquistata perché ultimamente sto prendendo appunti a lezione con dei fogli bianchi sparsi. Per non perderli, anziché usare la cartella, sto usando queste che sono le graffette, queste qua colorate. Le ho pagate 1 euro e ce ne sono dentro 100. Le ho prese colorate anche perché mi sembrava che normali non ci fossero, ma poi alla fine colorate sono ancora più belle perché diciamo che mettono allegria, cioè rosa, azzurro, giallo, verde, rosso e bianco. Vabbè, bianco ci sta, l'avrei fatta anche nere perché nere sarebbero uscite davvero davvero belle. Comunque, prima cosa che ho acquistato. Seconda cosa che ho acquistato da Tiger sono stati questi post-it color verde. Sono 100 post-it e ho deciso di acquistarli non perché non ne avessi di post-it, solo che i post-it che uso io praticamente, se non erro, alla Lidl sono di diversi colori. Il problema è che i colori non li puoi scegliere te, praticamente man mano che usi post-it finisci il colore e inizi un altro. Però il problema è che a me magari qualche colore non piace o in quel momento voglio usare un colore e per farlo devo staccare praticamente l'intero post-it e i pezzi, diciamo, di colla, gli ultimi post-it con sotto la colla praticamente tirano su polvere sporco e mi dava fastidio. Allora ho deciso, vabbè, dato che adesso mi piace il verde mela, che è questo qua, per prendere, diciamo, appunti, sapete, non so, sul quaderno appiccicare il post-it, scrivere la formula, ho deciso perché non acquistarlo uno singolo, che poi 100 post-it, 1 euro ci sta perfettamente, se no ci sono anche fucsia e arancioni. Ah, volevo acquistare un altro tipologia di post-it che era una forma di o fetta di torta oppure foglia, proprio foglia autunnale, che avevo visto su Instagram. Il problema è che secondo me il post-it serve appunto per scriverci su delle cose che siano comprensibili. Prendere quelle tipologie di post-it alla fine sì, ci scrivi su qualcosa ma poi ti perdevi perché alla fine c'era il disegno sotto che, vabbè, dava fastidio insomma, e allora ho deciso di prendere quello classico. Altra cosa che ho preso da Tiger per provare sono questi evidenziatori. Allora ragazzi, premetto che non sono proprio schizzinosa, però io come per evidenziatori diciamo che preferisco prendere qualcosa che sia conosciuto e di marca, tipo la Stabilo, il Made Liner, il Ritratto Video, perché so, comunque li ho visti diciamo già usati e li uso anche io, so che sono dei buonissimi evidenziatori. E vabbè, ovviamente le cose di marca solitamente, almeno per la maggior parte delle volte, sono anche di buona qualità. Ho sempre snobbato questi evidenziatori, quelli diciamo considerati sotto marca, e ho detto vabbè, proviamoli. Sono 5 sopra e 5 sotto gialli. Ho detto, ma sì, proviamoli, tanto per 2 euro magari poi possono anche essere molto belli. Ve li volevo far vedere perché ho scoperto ieri aprendoli che praticamente questi sopra sono degli evidenziatori e hanno proprio la punta da evidenziatore, mentre questi sotto sono dei pennarelli, tipo i Made Liner più o meno. Allora, il packaging è così e qua abbiamo l'evidenziatore che non mi sembra molto acceso come colore, mi sembra abbastanza pastelloso, e sotto il pennarello
giallo. Questo mi sembra molto, non so se riuscite a vedere il colore, ma mi sembra molto molto fluo. Ultima cosa che ho acquistato da Tiger, non potevo non acquistarla, è questa pinzatrice a forma di topo. E appena l'ho vista ho detto no, deve essere mia, perché quando stampo le dispense o comunque più fogli tendo a pinzarli. A casa abbiamo una pinzatrice, però è quella un po' vecchiotte che a volte dà dei problemi. Ho visto questa qua e ho detto questa è, sarà mia, devo assolutamente comprarla. Quando sono arrivata alla cassa, mi sembra di averla pagata 2 euro, 2 o 3 euro. Quando sono arrivata alla cassa, la cassiera mi ha chiesto se volessi anche le graffettine per la pizzatrice. E io ovviamente le ho detto di no, perché ce l'avevo già a casa, c'è una scorta immensa per quella. Però mi ha detto che praticamente questa pizzatrice, il brutto di questa pizzatrice è il fatto che abbia delle graffettine da mettere dentro che sono diverse da quelle classiche, e quindi quelle classiche non sono compatibili. Quindi mi ha chiesto se volessi o meno le graffettine per questa. Ovviamente le ho detto di sì, perché non è che compro una pinzatrice senza prendere le graffette. E allora ho preso questa scatola qua, 5000 graffettine. Io le chiamo graffettine, ma sarebbero i punti per la pinzatrice, però io le chiamo graffettine, sempre chiamate così. 1 euro 5000. E adesso ho la mia bellissima pinzatrice Topolù. Ok, allora questo è quello che ho acquistato da Tiger. Adesso faccio vedere quello che ho acquistato da Primark, e sono davvero contenta perché anche lì ho trovato delle belle cose. Ovviamente non ho preso tutto quello che ho visto, perché altrimenti sarei tornata a casa con 50.000 borse e mia madre mi avrebbe sbattuto fuori casa, forse non mi avrebbe proprio fatto entrare. La busta è grossa, dentro ci sono solo due cose piccole, perché quella grossa l'ho già utilizzata, e adesso vi farò vedere quale è. Vi faccio vedere la prima cosa che ho acquistato, che è stata questa spazzola molto sirenosa, è un rosa sirena quasi, bellissima, ed è quella rettangolare. Io l'ho presa per un semplice fatto, non perché non avessi uno spazzolo in casa, ma perché ho letto, mi sono informata, praticamente per chi ha capelli lisci questa tipologia di spazzola è quella considerata più ideale, solo che nei negozi comunque queste spazzole le pagavi sui 9, 10, 11 euro, e sinceramente mi scocciava acquistarle. Dato che da Primark l'ho trovata a 3 euro, ho detto proviamola, vediamo come pettina, se pettina bene i capelli, se non li strappa. E devo essere sincera, stamattina l'ho provata, la provo anche adesso con voi, li spazzola abbastanza bene, non mi dispiace per niente. Altra cosa che ho acquistato da Primark, ragazzi, non potevo non acquistare questo. Allora, questo, per chi lo conosce sa che questo gattino si chiama Pusheen. Praticamente è un gattino famoso perché ci sono gli stickers sulla chat di Messenger di Facebook, ma anche perché tempo andava di moda questo video di questo gattino che è Pusheen, che praticamente con una musichetta odiosa che ti entrava proprio in testa volava e dietro di sé lasciava un arcobaleno colorato. Ho trovato questa bustina da Primark, ho detto non può non essere mia, ma principalmente l'ho presa per la penna e il righello. L'ho pagato il tutto 2,50 euro. Molto coccoloso, come potete notare è lungo, vabbè, classica lunghezza da righello, il 18 cm, e sotto è tutto seghettato. Non ne capisco il motivo, perché tanto questa parte qua io almeno non la uso, non so se voi la usate o meno, ma sono bellissimi anche i disegnini che hanno messo di Pusheen. È troppo coccoloso, fa molto Giappone, a me sta cosa piace tanto. Questo è il temperino, è quello classico rotondo che per aprire qua basta girarlo, e sopra ci sono tanti piccoli Pusheen. Mi piace tanto, sapete perché? Perché ha comunque quelli che sono i colori pastello, il lilla, il verde acqua, il rosa pastello. Mi piace davvero davvero tanto. La matita con la gommina rosa e tutti i Pusheen colorati sopra. Altra cosa che abbiamo è la penna. Non so ancora se sia nera o blu, ma dato che qua ho i miei vecchi post-it, direi di fare la prova. Speriamo che sia nera, ma non so perché mi sento che sarà blu. Come vi ho detto, ragazzi, è blu. Però guardate, scrive molto molto bene. Ultima cosa che troviamo dentro, gommina bellissima e coccolosa. Fantastica la collezione, perché ragazzi è tutto a tema pastelloso. Fantastico, mi piace. 2,50 euro tutto questo, sono davvero davvero contenta. Poi in più la penna scrive anche bene, quindi sono ancora più soddisfatta. Ultima cosa che vi mostro che ho acquistato da Primark, ragazzi, tenetevi forte perché me ne sono innamorata quando l'ho vista. Ve la mostro. Quanto è bella.
Cioè, ragazzi, allora adesso vi spiego. Questa borsa l'ho sempre voluta, questo tipologia di borsa, ovvero molto rigida e anche non troppo grande e né troppo piccola. Questa borsa l'ho vista ieri da Primark e me ne sono innamorata sia per la forma ma soprattutto per il colore, che spero voi vediate lo stesso colore che vedo io dal vivo, perché la qualità dei video purtroppo fatta col telefono non è chissà che cosa, e lo so perfettamente, ragazzi, avete ragione. È un rosa antico quasi simile allo smalto che ho addosso. Questa, ve lo dico già, è una cerniera finta, è solo per bellezza, quindi qua non ci potete mettere nulla. Ci sono rimasta male, però ho detto chi se ne frega, c'è quella interna, si può portare a mano così, però anche, come potete vedere, a tracolla, il che è comodissimo, la tracolla per queste borse, perché io dopo un po' stare così, no? È abbastanza capiente, l'ho usata stamattina per andare a lavorare, per fare lo stage, praticamente l'ho usata e mi sono trovata molto molto bene. Vorrei mostrarvi quello che c'è all'interno per farvi capire la capienza di questa borsa, però stavo pensando di fare un What's in my bag con questa borsa, e fatemi sapere nei commenti se siete interessati, così vi faccio vedere anche quante cose ci possono stare dentro, perché non sembra ma ce ne stanno parecchie. E niente ragazzi, questi sono stati i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti, se così fosse mettete un bellissimo like qua sotto, scrivetemi nei commenti qual è l'acquisto che più vi è piaciuto, che più vi interessa, magari che avete anche voi. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, il link ve lo lascio sempre sotto qua in descrizione. E niente, ci vediamo con un prossimo video, ciao!